Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parrot ha portato un nuovo aggiornamento importante con tante novità per il suo Parrot Anafi. Una di queste ragazzi è proprio questo. Ovviamente questo non è quello originale di Parrot perché non è ancora disponibile, ma questo riesce a ricreare appieno le funzioni che avrà quello di Parrot. A differenza di uno tipo questo, per intenderci, che ricrea diciamo solo a metà quello che sarà il Concept Glass 3 di Parrot, questo ricrea appieno le funzioni e diciamo l'utilizzo che avrà il Concept Glass 3 di Parrot, perché lo sapete che è disponibile al momento solo il visore, non c'è, e anche il drone con il visore, cioè la confezione già completa con drone, visore, zaino e tutto, è disponibile dal 18 di settembre in preordine su Amazon a 799 euro. Vi lascio il link in descrizione se volete dargli un'occhiata. Mentre solo il visore attualmente non c'è, ma sicuramente diverrà disponibile, credo. Mentre io ho trovato questa soluzione alternativa che però ricrea tutte le funzioni di quello originale Parrot. Ovviamente non è questo il suo marchio, adesso glielo andiamo a togliere perché questo era solo un adesivo. Quindi togliamo l'adesivo, il visore è questo. Cosa cambia da un visore tipo quello a un visore tipo questo, che poi è come sarà quello di Parrot? Cambia che questo visore ha questo radiocomando che va a interagire con lo smartphone, mentre il visore di Parrot avrà due tasti, uno qua sopra se non sbaglio e uno sotto. Quindi potremo interagire col menu dell'applicazione FreeFly 6 attraverso questi due tasti, praticamente il tasto sopra e il tasto sotto. Però di visori così non ce n'è, al massimo si riesce a trovare con un tasto solo, almeno io non l'ho trovato, ne ho trovato solo uno con un tasto solo, acquistabile dagli Stati Uniti, quindi vabbè, tempi di consegna lunghissimi, bla bla. Allora ho optato per questa soluzione. Questo radiocomandino praticamente fa quello che fanno i tasti del visore Parrot, quindi è possibile provare le funzioni e tutto del visore originale Parrot senza che uno l'abbia acquistato quello originale. Vi lascio il link in descrizione di questo, costa circa 28 euro con il radiocomando e tutto. La confezione è questa, quindi con un visore di questo tipo potete provare le nuove funzionalità dell'FPV di Parrot. Allora, cosa succede? Parrot usa un visore di questo tipo, cioè vedete che qua è aperto, a differenza di uno così, che qua è completamente chiuso, cioè lo smartphone va messo all'interno di tutto il case, qua invece lo smartphone rimane all'esterno. Quindi noi, una volta che apriamo la FreeFly 6, quindi già nell'home page possiamo accedere all'FPV. Quindi andiamo a accendere il drone. Apriamo anche il nostro Sky Controller e aspettiamo che il drone si connette. Allora, il drone adesso in un attimo si connette, perché comunque Parrot è molto veloce a connettersi con la sua applicazione. Ok, vedete che siamo già pronti. A questo punto, cliccando su FPV, vedete cosa sta inquadrando il drone, ok? E questa è, diciamo, la classica configurazione FPV con il cellulare. Però Parrot, diciamo, ha aggiunto delle nuove funzioni a un FPV usato con il cellulare. Quindi noi qua abbiamo l'inquadratura del drone con tutti i nostri dati. A questo punto, inserendo lo smartphone nell'apposito alloggio qua davanti, ok, cosa succede? Che il nostro smartphone è diciamo alla telecamera esposta, a differenza di questi in cui la telecamera viene inserita all'interno del case. Qua il telefono rimane esposto, quindi usando le funzioni dell'applicazione FreeFly 6 e l'utilizzo dei tasti che questo visore non ha, ma che ha nel suo radiocomando, possiamo andare a interagire con l'applicazione. E la cosa bella, ragazzi, di questa cosa è che, avendo la telecamera esposta esternamente, adesso vado a mettere gli occhiali così vedo quello che faccio. Ok, a questo punto io ho l'inquadratura del drone.
con tutti i dati, diciamo quello che normalmente vediamo anche nella FreeFly 6 quando la usiamo direttamente sullo smartphone alloggiato nel nostro radiocomando. Ok, se io adesso vado a cliccare con il tasto A del radiocomando, vedete che adesso ho fatto aprire il menu. Questo menu, diciamo, ci permette, usando lo Sky Controller, quindi quando noi abbiamo in mano lo Sky Controller e andiamo in questo menu, vedete, usando gli stick possiamo spostarci all'interno del menu, quindi andare a modificare quello che vogliamo come se avessimo in mano il nostro smartphone. E anche questa è una cosa interessante, perché comunque avere la possibilità di modificare quello che abbiamo all'interno del nostro visore FPV, secondo me è una cosa utilissima. Quando abbiamo scelto cosa selezionare, basta che andiamo a cliccare con il tasto A e abbiamo selezionato. Spostando la frecciolina più o meno nel mezzo, un po' più in basso del centro, come vedete, andando a cliccare con il tasto A, vedete che gli occhiali inquadrano quello che dovrebbero vedere i miei occhi, cioè non è più la telecamera del drone ma è la telecamera dello smartphone. Quindi vedete che questa è la mia mano, vedete la telecamera che mi sta filmando, vedete qua il paro-tanafi. Quindi abbiamo la possibilità, anche indossando gli occhiali, di vedere dov'è il nostro drone, di vederlo come se non avessimo su il visore. Però abbiamo anche tutti i dati, cioè in sovraimpressione abbiamo tutti i dati che ci interessano, cioè quelli che vediamo normalmente nello smartphone, nella Fly Control 6. Quindi la cosa bella, secondo me, ragazzi, è questa, cioè la possibilità di passare con un click da modalità FPV, cioè l'inquadratura del drone, che è questa. Cliccando ancora passiamo alla modalità, ok, vedo il mio drone dov'è e c'ho anche tutti i dati, cioè io potrei volare anche messo in questa condizione, perché comunque ho a disposizione tutti i miei dati. Ovviamente non ha senso volare così con il visore, questo è solo per vedere se a un certo punto abbiamo il drone vicino e vogliamo vedere dov'è, lo vogliamo far atterrare o vogliamo fare delle cose guardandolo. Abbiamo tutti i dati. Cliccando, vedete, se invece io sposto la freccina un po' più sopra e clicco sempre con il tasto A, perché è sempre il tasto A che ci dà l'opzione, a questo punto accedo al menu. Ovviamente nel menu vedete che posso fare tutto quello che voglio, sempre con le due crocettine del radiocomando posso interagire col menu. Poi con il tasto A do sempre la conferma, se modifico qualcosa vado a dare sempre la conferma. Quindi adesso rimetto com'era, schiaccio A e ho dato la conferma. Quindi adesso ho le impostazioni modificate, se le ho modificate. Quindi ragazzi, diciamo che per provare questa FreeFly 6 versione 6.6 con la nuova funzione FPV, bisogna avere degli occhiali tipo questi, tipo a usarli così, ok, si ha la visuale in FPV, però non si ha nessun controllo, nel senso non si può modificare menu, non si può avere questa cosa di vedere con la telecamera come se non avessimo il visore, perché la cosa bella è che vediamo, ma abbiamo comunque in sovraimpressione tutto quello che abbiamo nella FreeFly 6, quindi la batteria, i satelliti, la distanza, cioè tutto quello che normalmente vediamo. Quindi ragazzi, questo è l'FPV di Parrot per quanto riguarda il suo Parrot Anafi. Secondo me è una soluzione interessante, nel senso molto meglio delle varie soluzioni classiche in cui si usa solo quel visore, perché comunque con poca spesa si ha comunque delle utilità e delle funzioni in più, vedere quello che è e modificare comunque il menu. Ovviamente con il visore originale, come vi dicevo prima, ci sono due tasti che fanno quello che fanno questi tasti e questa levettina. Diciamo che in attesa di quello si può comunque optare per questo, che comunque è una spesa veramente relativa. Vi lascio il link in descrizione di Amazon se lo volete acquistare per provarlo, perché secondo me per chi ha una Anafi è una cosa interessante da provare. E le altre funzioni che ha integrato Parrot sono le funzioni racing, cioè avremo un drone che si pilota proprio in modalità racing, come se fosse un drone da corsa, per intenderci, un drone racing appunto, quindi con la classica aggressività di un drone racing e con la telecamera che si muove come si muove quella di un drone racing. E in più è stata implementata una funzione di pilotaggio che si chiama Arcade. Impostando la telecamera verso il basso, verso l'alto, con diciamo il nostro joystick, dopodiché basterà partire con la leva di destra e a quel punto il drone andrà in direzione in cui è stata impostata la telecamera. Quindi un nuovo modo di
pilotare il drone con, secondo me, riprese interessanti e soprattutto uniche, perché sono una funzione, secondo me, che diventa veramente interessante per fare alcune riprese molto particolari, anche, secondo me, abbastanza fighe. Però tutto questo, ragazzi, poi lo proveremo sul campo. Questo era solo per farvi vedere come Parrot ha deciso di implementare l'FPV nel suo Parrot Anafi e come ha aggiunto queste due nuove funzioni, la funzione Racing e la funzione Arcade. Ovviamente tutto questo è da provare. Lo sapete, ragazzi, che io questo drone lo adoro. Poi Parrot ci lavora tantissimo a livello di firmware, a livello di aggiornamenti dell'applicazione, veramente tanta roba, e comunque continua ad aggiungere dopo più o meno un anno di vita, perché c'ha circa un anno e due mesi di vita il Parrot Anafi, ha aggiunto ancora nuove funzioni, cioè non l'ha solo ok, ha raggiunto il suo massimo livello, ok, basta, non lo sviluppo più, no, continua a svilupparlo, vedete, con addirittura nuove funzioni, non solo migliorato nella stabilità del volo, nelle cose, diciamo, standard di miglioramento, no, proprio con nuove funzioni, ed è la cosa bella dei marchi blasonati che continuano a sviluppare i loro prodotti anche dopo tanto tempo, e soprattutto rilasciando sempre applicazioni e aggiornamenti che nella maggior parte dei casi funzionano sempre, non creano problemi come magari succede con AppSanzino o con Fimix 8, dove gli aggiornamenti una volta vanno bene, la volta dopo disastro. Quindi, ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere queste nuove funzionalità FPV del Parrot Anafi e vi ho accennato queste due nuove modalità di volo Racing e Arcade vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente iscrivetevi su questo canale YouTube per non perdervi neanche una recensione, un video, ma tutto la prova sul campo di queste nuove funzioni. Ciao!